Buonasera e benvenuti alla nostra rubrica dedicata al sonno. Uno dei principali strumenti per diagnosticare i disturbi del sonno è la polisonnografia e ce ne parlerà il professor Liborio Parrino che è qui in studio con noi e che ci illustrerà anche nel dettaglio alcune sindromi delle più diffuse come quelle delle gambe senza riposo, delle apnee notturne e poi alla fine della puntata affronterà anche l'ambito terapeutico. Buonasera e bentornato professor Liborio Parrino. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei, per chi non ha visto l'altra puntata, per chi non la conoscesse già, due parole su di lei, che è direttore di uno dei pochi centri del sonno in Italia, a Parma, ed è direttore anche della neurologia di Parma, dal luglio del 2021, se non sbaglio, nonché professore di neurologia all'università, sempre della città emiliana di Parma. Ecco, come dicevo, allora prima di parlare e di vedere le immagini della polisonnografia, questo strumento per la diagnosi dei disturbi del sonno molto importante, le chiedevo un po' quali saranno i disturbi, le sindrome, le problematiche che affronteremo oggi nel corso di quest'ora di intervista. Ma le malattie del sonno sono 89, quindi alcune si riesce a decifrarle, a diagnosticarle con un'intervista strutturata insieme con il paziente, che ci aiuta a capire quali sono le difficoltà che può avere durante il giorno e soprattutto durante la notte. Altri invece hanno bisogno di uno strumento che in qualche maniera decodifica e apre tutto il segreto che c'è dentro la notte, che non sempre riusciamo a capire. Il paziente dormendo a volte fa fatica a dire mi è capitato questo, mi è successo questo. Forse il marito o la moglie che dormono vicino, o un familiare, può raccontare una parte e può avere dei sospetti. Dice guarda, stanotte ti ho sentito russare, oppure stanotte avevi le gambe molto agitate, o parlavi nel sonno. E quindi questo ci può aiutare, tant'è vero che noi abbiamo piacere quando il paziente viene accompagnato o dalla moglie o dal marito o dalla persona che vive in casa, perché alcuni dettagli nascosti della notte solo chi ha assistito agli eventi notturni del parente o del familiare può raccontarci. Però non posso chiedere a una moglie di stare sveglia tutta la notte ad ascoltare il russamento del proprio marito, anche perché può dirmi guardi anch'io mi sono addormentata perché ero stanca. Quindi ci vuole qualcosa che possa registrare e misurare questi disturbi. E questo si chiama la polisonnografia notturna. Ecco, quindi parleremo di qualcosa che ha accennato adesso, per esempio la sindrome delle gambe senza riposo, l'apnea notturna. Il sonnambulismo, le persone che digrignano i denti o bruxismo, che stringono la bocca in maniera molto intensa. Ci sarebbero anche altre patologie, l'epilessia notturna, c'è la narcolessia, quindi cercheremo di vedere quanto è utile avere questo strumento e come è importante sapere anche leggerlo, perché è come un geroglifico, è un linguaggio che noi dobbiamo cercare di decodificare, perché non ci dice buongiorno dottore, io mi chiamo Mario Rossi e stanotte ho fatto così. Il cervello parla con un linguaggio fatto di onde, di ampiezze diverse, di frequenze diverse, che non è solo il cervello, ci sono anche gli occhi, c'è anche la muscolatura, c'è anche i muscoli delle gambe, delle braccia, c'è il cuore, c'è il respiro. Quindi abbiamo bisogno, è come un direttore d'orchestra che deve tenere insieme tutti gli strumenti a fiato, a corda, a percussione, e vedere qual è la sinfonia che sta suonando e di dare a questa musica una decifrazione, un significato. Quindi è un bellissimo esempio di come è bello leggere la polisonografia, perché in qualche maniera stai decodificando uno spartito musicale.
Ecco, a tal proposito noi siamo stati nel suo centro a Parma, nel centro del sonno, abbiamo fatto delle riprese della polisonografia, in particolare di come il paziente viene preparato per essere sottoposto a questo esame, che può essere effettuato all'interno dell'ospedale, quindi il paziente avviene al pomeriggio. Ecco, qui vediamo come vengono applicati, come si chiamano questi gli elettrodi. Questo è una sorta di elettroencefalogramma in qualche modo. Sì, sì. Che però è completato poi da altri elettrodi che vengono messi, da altri strumenti, non so come si chiamano, non vorrei usare termini inesatti, che vengono messi sul resto del corpo, perché vanno monitorate tante, come spiegava tante lei funzioni, adesso, tante funzioni. Ma qui, per esempio, a differenza dell'elettroencefalogramma, che spesso consiste in una cuffia che il paziente indossa e che dopo 20 minuti può rimuovere, perché non c'è bisogno di controllarlo per un lungo periodo, siccome qui dobbiamo essere sicuri che il paziente lo deve tenere per almeno 8 ore, anche 10, anche a volte 24, perché in certe patologie dobbiamo controllare la vigilanza per 24 ore, è chiaro che abbiamo bisogno di usare del collodio che consente all'elettrodo di poter aderire direttamente sullo scalpo e di non spostarsi durante. Tra l'altro sono elettrodi anche di un metallo d'oro, quindi devono essere di un metallo non solo altamente conducente, ma che non deve anche imbarcare degli artefatti elettrici che possono modificare o deformare il segnale che dobbiamo analizzare. Quindi ci vuole anche questa lunga preparazione, circa un'ora, il paziente arriva un'ora prima di dormire, un'ora e mezza prima di dormire, per poterlo vestire con questa serie di sensori che riguardano in particolare l'elettroencefalogramma, perché devo sentire come suona il cervello, ma devo anche vedere come si muovono i muscoli, come respira, come si muovono gli occhi, anche se le palpebre sono chiuse. Quindi è sempre una sinfonia che devo mettere insieme tutti gli strumenti che suonano. Quindi ci vuole un po' di tempo, insomma, c'è una preparazione paziente, anche perché il paziente racconta, quando è lì, familiarizza col tecnico, la tecnica gli dice: buonasera, allora signora, ma lei c'ha figli, come va, cosa dicono, i nipotini stanno bene? E piano piano anche la paziente si prepara anche a dormire in un albergo un po' anomalo, ma non per questo meno sofisticato e accogliente. Ecco, tra l'altro appunto ci sta raccontando, ci sta spiegando come funziona per chi fa la polisonografia all'interno dell'ospedale, però dicevamo ci sono i casi in cui il paziente non è mandato a casa, si applicano gli elettrodi e poi prosegue l'esame a casa, al suo domicilio. Quelli che vengono, noi scendiamo, quelli che devono venire in laboratorio sono quelli che soprattutto vanno monitorati anche con un video, che deve essere sincronizzato con la polisonografia, cioè ogni fotogramma deve poter coincidere ad una pagina precisa della polisonografia, perché se un paziente a un certo punto alza un braccio, il braccio destro, in maniera violenta, mi devo aspettare che sull'elettroencefalogramma a sinistra, sapete che c'è il cervello di sinistra controlla la metà destra del corpo, il cervello di destra controlla la metà sinistra. Quindi devo vedere se quel gesto è stato accompagnato o causato da un'anomalia cerebrale corrispondente, o se il fenomeno non ha lasciato nessun tipo di traccia, non c'è nessuna corrispondenza. Quindi devo sempre cercare di, e questo per i casi più complessi. Se invece si tratta di forme un po' più leggere o meno difficili, meno complicati, come certe forme di apnea nel sonno o della sindrome delle gambe senza riposo, si può mandare il paziente a casa e si fa un montaggio molto più dolce, molto più leggero. Ci sono degli esami, professor Parrino, che comportano dei rischi. Le chiedo, la polisonografia è tra questi o innocuo? No, è un elettricità che esce dal cervello. Alcune persone hanno paura, dicono: ma come, io vengo lì, mi mettete, c'è qualcosa di elettrico. È un po' come un cardiogramma. Non metto elettricità dentro il corpo, ma voglio ascoltare l'elettricità che esce dal corpo, e con degli amplificatori sono in grado di poter dire che quella piccolissima vibrazione che il mio cervello
che si trova sotto l'osso, perché dobbiamo tener conto che l'elettroencefalogramma c'ha la pelle e c'è l'osso, quindi io non ho un contatto diretto col cervello. Quindi il segnale che io riesco a catturare con questo piccolo coppa di oro va poi amplificato, perché altrimenti non riuscirei a vedere bene quello che sta verificando sotto. Altra cosa, ma questo si fa nei laboratori di neurochirurgia, si mettono gli elettrodi dentro il cervello, ma sono quelli di casi di epilessia farmacoresistente, che devono poi preparare l'assetto chirurgico per rimuovere la malformazione che sta causando questa malattia terribile, che non riesci a reprimere con una cura farmacologica adeguata. Ecco, quindi insomma, dico bene se dico che è un esame totalmente innocuo. Innocuo, sì. No, l'unica cosa è che le signore il giorno dopo di solito prenotano una visita dal parrucchiere. Una visita dal parrucchiere, certo. C'è un altro strumento che viene applicato, che è l'altra paziente che nelle immagini che la regia troverà, che riguarda il monitoraggio cardiorespiratorio. Sì, quello non richiede una presenza in laboratorio. Il paziente viene, gli mettiamo degli elettrodi non sulla testa, ma solo per monitorare il respiro, l'attività cardiaca, la saturazione d'ossigeno, con una canuletta che si aggiunge all'ultimo momento prima di andare a letto, e dei sensori alle gambe, perché può essere utile per capire se c'è una malattia che si chiama sindrome delle gambe senza riposo, il mioclone notturno, per cui queste persone, senza accorgersi, ogni 20-40 secondi durante la notte hanno anche delle scosse alle gambe che possono essere anche capaci di frammentare il sonno e renderlo poco riposante. Ecco, appena la regia è pronta poi ci manderà le immagini, ecco, le ha trovate. Quindi intanto che le guardiamo, a proposito di micro contrazioni alle gambe, adesso non ricordo il termine che ho usato, c'è la sindrome delle gambe senza riposo. Non so se c'è qualcosa che vuole dirci su queste immagini. No, o se qui, vuole... qui il paziente intanto è più rapido, perché in 20 minuti riusciamo a mettere, mentre prima abbiamo visto che le cose erano un po' più lunghe, perché abbiamo da mettere gli elettrodi fissi sul scalpo del cranio, qui invece per fortuna l'esame è più rapido, in una ventina di minuti si mettono queste cinture, perché io voglio sapere se il paziente... non solo se fa le apnee, ma devo sapere anche se l'apnea è ostruttiva, per cui se è ostruttiva vuol dire che si è bloccato qualcosa a livello della via aerea superiore, e durante l'apnea, nel sonno, l'individuo senza accorgersi comincia a attivare i muscoli dell'addome e del torace per tentare di aprire le vie aeree superiori, ma non ci riesce. E quindi anche questo sforzo contribuisce a rendere il cuore più stanco e il cervello più affaticato, perché se uno fa una apnea in una notte non è pericoloso, ma se ne fai decine, decine, decine o centinaia, ogni volta c'è questo sforzo che il cuore è costretto a subire, perché il torace sta cercando di far passare l'aria, ma si crea come una sorta di imbuto, e a forza di muoversi crea ancora più l'imbuto e il blocco. Ma tutto questo non capisco, professor Parrino, può essere che quindi il paziente non se ne renda conto da solo che ha questo problema? Assolutamente, il paziente quando dorme non sa che sta soffrendo il suo cuore e il suo polmone e il suo torace e il suo addome e soprattutto il suo cervello, perché sta dormendo. Però l'apnea viene interrotta da un micro risveglio, l'apnea dura circa 25 secondi, la moglie che vede, sente il marito, dice che l'apnea è durata un'eternità. Alcuni ipopnei addirittura possono durare anche 50 secondi. E la compagna o il compagno di letto sono lì che temono che sia la fine. Tanto è vero che gli danno un colpetto per dire svegliati, che non stai respirando. Ma non deve fare niente, perché in realtà siamo dotati noi di un meccanismo che è un microrisveglio. Ma il microrisveglio dura solo 10 secondi. Il tempo di aprire le vie aeree e per consentire di entrare all'ossigeno. Entra l'ossigeno, il paziente finalmente non è morto, è ancora vivo, e siccome ha una voglia di dormire, continua a dormire. E allora fa un'altra apnea, finita l'apnea, fa un altro microrisveglio, fa un'altra apnea, fa un altro microrisveglio. Questo poveraccio alla fine ha fatto magari
200 apnee, 200 microrisvegli, e alla mattina si sveglia più stanco di quando è andato a letto, però non ha capito niente di quello che è successo. Non voglio anticipare poi la terapia, perché so che dopo ci sono delle slide che vedremo su questo argomento. Tornerei alla sindrome delle gambe senza riposo, perché abbiamo anche qui una slide su come si manifesta. Anche qui verrebbe da pensare che una persona se ne accorge da solo se ha questo problema. Ecco, la sindrome delle gambe senza riposo, sì. Mm. Il paziente o la paziente spesso possono anche essere donne che ti dicono: io la sera, quando mi metto davanti alla televisione, in poltrona, comincio a sentire un fastidio alle gambe e non so come tenerne. Qualcuno dice che è un formicolio, qualcuno che dice che è un dolore, qualcuno che dice che è un crampo, qualcuno dice che sono delle contrazioni. Fatto sta che qualcuno dice che è un prurito. Fatto sta che è una sensazione sensoriale molto fastidiosa. Però avviene solo quando sei a riposo, tant'è vero che la persona spesso dice: sto un pochino meglio se comincio a camminare per la stanza o se faccio dei gesti di estensione e di flessione del piede, delle gambe. E se invece io metto il paziente e lo blocco su una sedia, il suo fastidio si moltiplica per 100 volte e ti dice: guarda, io devo muovermi. Addirittura qualcuno va in bagno e mette i piedi e le gambe sotto l'acqua fredda per avere una sensazione di sollievo. Ed è solo, esclusivamente, alla sera. E la causa? La causa è che i nervi più lunghi che abbiamo, sono quelli delle gambe, sono stati in qualche maniera feriti, o perché c'è un problema di artrosi lombare, ernia, diabete, sofferenza alcolica, da abuso di alcolici, ma la causa più frequente è la carenza di ferro. Ah, certo. Infatti molte donne che hanno fibromi, che perdono molto sangue, per cui hanno mestruazioni abbondanti o delle metrorragie, quindi con mestruazioni anche durante il fuori dal sì, ciclo, e che quindi hanno delle perdite di ferro, oppure che fanno delle diete molto, molto povere di ferro e di carne, possono avere una maggiore predisposizione a fare questa malattia. Cosa si intende invece con mioclono periodico notturno? Sì, è quello che abbiamo visto. Ora, l'80% delle persone che hanno la sindrome delle gambe senza riposo, quando si addormentano le gambe continuano a muoversi. È questo. E quindi vediamo questi movimenti periodici nella parte inferiore, che poi sono come un metronomo, ogni 20 secondi, sia a destra che a sinistra, sia a destra che a sinistra, ma quello che colpisce è che il cervello ha un micro risveglio ogni volta che si muove la gamba, e sotto, vedete nel box rosso, il cuore continua ad andare su e giù, su e giù, su e giù. Quindi un cardiologo magari che vede una persona che dorme così, magari ha fatto l'holter cardiaco, dovrebbe magari allertarsi e dire: guarda che questa persona ogni 20 secondi ha una tachicardia. Quindi o è il cuore malato, ma qui il cuore sta benissimo, e qualcuno che sta creando qualcosa che sta creando dei problemi, in questo caso è la gamba che si muove, e magari il compagno di letto dorme e non se ne accorge, oppure dice: sì, a volte mi sono reso conto che tu di notte ogni tanto fai degli scatti, sia quando ti stai addormentando o quando sei nel sonno. E questo sembrerebbe innocente, non lo è, perché tu alla mattina, a forza di avere questo, dici: ma lo sai che stanotte è come se fossi stato in montagna? Dici: ma come? Sì, ho camminato, è come se avessi camminato tutta la notte. E la cura in questo caso qual è? La cura è che se c'è una carenza di ferro, la prima cosa che devi fare è di creare un'integrazione, o per bocca o per via endovenosa, se è una forma molto grave. Se invece non è dovuta al ferro, bisogna dare un succedaneo della dopamina, perché quando noi ci addormentiamo la sera, la dopamina scende, perché non serve di notte la dopamina, perché è un ormone della gratificazione. E il sonno è già la più bella gratificazione del mondo. Quindi la dopamina scende. Quando scende la dopamina, le gambe cominciano, i topi cominciano a ballare.
verso le 3 di notte la dopamina comincia di nuovo a salire e le gambe, guarda caso, cominciano a diventare un po' più. Quindi io devo dare un farmaco che simula l'effetto della dopamina ingannando il cervello. E quindi sono i farmaci della categoria degli psicotropi questi? No, sono dei dopaminoagonisti che vanno sui recettori della dopamina, perché la dopamina non passa la barriera ematocefalica. Se io do la dopamina per bocca, al cervello non ci arriva, perché ha una conformazione molecolare che non le consente di arrivare fino a passare dal sangue al cervello, perché fra il sangue e il cervello c'è una barriera che fa passare alcune cose, cioè fa passare l'ossigeno, fa passare l'anidride carbonica, ma non fa passare la dopamina. Tant'è vero che i pazienti che soffrono di morbo di Parkinson non possono prendere, che gli manca la dopamina, non possono prendere la dopamina, devono prendere un farmaco che è un precursore che riesce a infilarsi nei pori di questa barriera e poi il cervello lo converte in dopamina. Ecco, sempre il compagno che dorme con il paziente può accorgersi se questo soffre di bruxismo. Certo, sì, può dire, sai che tu digrigni i denti o addirittura li sfreghi. Devo dire che noi infatti quando il paziente viene gli diciamo sempre di aprire la bocca perché vogliamo capire se c'è una usura dentaria che può essere determinata da questo frequente e direi quotidiano sfregamento fra l'arcata inferiore e l'arcata superiore. E quando gli mettiamo gli elettrodi vediamo che gli mettiamo anche gli elettrodi qui durante la notte per vedere se i muscoli della masticazione sono contratti. E la cosa che ci ha colpito, ci sono due cose che colpiscono il bruxismo, e il dentista tra l'altro glielo dice al paziente, dice guarda che tu c'hai i denti un po' consumati. Quello che ci ha colpito molto è se tu chiedi a una persona, prima di cominciare l'esame, da sveglio, e gli dici, per favore stringi al massimo che puoi i tuoi muscoli della masticazione e vediamo che c'è un ritmo di ampiezza così. Quando è durante la notte è così, cioè noi durante la notte siamo in grado, se facciamo il bruxismo, di contrarre i muscoli della masticazione 2, 3, 4 volte di più di quanto possiamo fare al massimo durante il giorno. Tant'è vero che qualche persona si rompe il dente, gli salta la capsula, perché il tipo di contrazione che c'è così intenso durante il sonno non è paragonabile a quello che possiamo riprodurre durante il giorno. E l'altra cosa affascinante è che quando finisce il bruxismo il cuore rallenta moltissimo. Abbiamo visto dei blocchi cardiaci, perché è così forte il momento dell'attivazione che diventa altrettanto forte e impressionante il rilascio del corpo quando finalmente il bruxismo, perché vede, il bruxismo arriva, poi si interrompe, poi arriva, poi si interrompe, poi arriva. In questi momenti di interruzione il cuore va quasi in default. Quindi può anche essere, non dico pericoloso, ma insomma di non sottovalutarlo. Ecco, in questo caso le terapie sono, penso, i bite, giusto? Si usano il bite protegge i denti ma non elimina il bruxismo, lo cambia, da tonico diventa più fasico, ma il bite non elimina non il bruxismo. Non risolve, e quindi risolve, anche in questo caso servono dei farmaci. Denti. Quindi ci vogliono farmaci, di solito usiamo a bassissime dosi degli antidepressivi sedativi, tipo la mitriptilina o il trazodone, ma proprio in quantità omeopatiche, per rendere più dolce questo, perché è tutta questa zona qui, perché quando arriva un paziente che bruxa, tu lo devi guardare non qui, lo devi guardare tutto qui, perché a volte c'hanno anche soffrono di cefalea muscolo-tensiva, la cervicale, per cui li devi anche, e probabilmente questi farmaci servono sia per rallentare qua, ma anche per rallentare tutta questa zona a cerchio che riguarda la bocca ma anche il collo. E sono farmaci risolutivi o poi vanno assunti a vita, diciamo? No, il paziente poi torna, non so se l'abbiamo detto l'altra volta, il cervello è sciocco, okay. Impara a fare le cose. Se tu gli insegni piano piano, diversamente.
Infatti l'altra sera, quando abbiamo visto le partite di tennis di Sinner e di Djokovic, loro dicono: noi ci dobbiamo allenare tutti i giorni. E uno dice: ma come, tu perché ti devi allenare? Sei bravissimo, sei benissimo a prendere una racchetta e passare. No, anche quando sei un campione ti devi allenare, perché il cervello si allena. Se dorme male impara a dormire male, se dorme bene impara a dormire bene. Benissimo, adesso qualche istante di pubblicità e dopo parleremo di epilessia notturna. Ci vediamo tra pochissimo. Bentornati alla nostra rubrica dedicata al sonno col professor Liborio Parrino. Ci siamo lasciati appena prima della pubblicità accennando al fatto che tra i vari disturbi del sonno c'è quello dell'epilessia notturna. Sì, l'epilessia è un fenomeno che può capitare sia di giorno che di notte. Per fortuna dura secondi o al massimo qualche minuto, però quello che succede di giorno come manifestazione di anche a volte anche violente, di gente che casca per terra, che ha delle convulsioni, delle contrazioni, magari può perdere anche il controllo degli sfinteri, può mordersi la lingua. Ecco, durante la notte può succedere che l'epilessia è completamente diversa, cioè il comportamento notturno dell'epilessia richiama spesso quello che erano comportamenti che i nostri bis nonni avevano normalmente quando erano nella foresta o nella caverna, per cui si alzano improvvisamente, guardano intorno, mettono le mani avanti. Quindi sono comportamenti che forse sono dentro il nostro cervello, in un punto lontanissimo e profondissimo, che la scarica epilettica durante il sonno, non essendoci il controllo più della corteccia, perché la corteccia sta dormendo, ha deciso di mettersi da parte, e quindi emerge la parte più ancestrale, più primitiva dei nostri comportamenti. Per cui è buffo, di notte a volte vedi delle cose che di giorno non vedresti mai. Quindi l'epilessia notturna è un argomento affascinante perché ci propone comportamenti, pattern motori e modi di muoversi che non vedremo mai durante una crisi di giorno. Ma si tratta di pazienti che anche durante il giorno hanno sempre l'epilessia o alcuni ce l'hanno solo di notte? C'è una forma di epilessia che si chiama epilessia del sonno, sleep-related hypermotor epilepsy, per cui le crisi sono solo di notte. E questa persona, se non ci fosse qualcuno in casa che gli dice tu di notte fai delle cose strane, magari non verrebbero mai al centro del sonno a farsi vedere, perché di giorno stanno benissimo. Alcuni sono professori universitari, cioè hanno un'ottima, sono brillanti, hanno un'intelligenza normale, uno stile di vita normale. A volte però ti dicono: mi sono svegliato stamattina che non sto tanto bene, non so cosa mi è successo stanotte. Ah, ma dai, non ti preoccupare, passerà. Invece hanno bisogno di un esame. Loro sì che devono fare la polisonografia in laboratorio per guardare bene cosa succede. Ecco, visto che anche del materiale che riguarda questa patologia ne riparleremo nella prossima puntata, dedicheremo un più spazio. Adesso verrei alla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, che già abbiamo accennato prima, insomma. Sì, è una delle malattie più diffuse in questo momento. Non abbiamo capito se è perché la gente è aumentata di peso, se la gente perché vive più a lungo, perché fino a qualche anno fa pensavamo che dopo i 70 anni questa malattia qui non te la facevi più. Adesso che abbiamo invece una popolazione che sta invecchiando e quindi abbiamo un modo di poter analizzare meglio il campione, ci accorgiamo che anche 75enni, 80enni possono avere questa malattia. Quindi è molto diffusa, più nei maschi che nelle femmine, prima della menopausa. Dopo la menopausa le due popolazioni un pochino si avvicinano, però rimane prevalentemente una malattia maschile. Ha parlato di peso, quindi spesso certo. È correlata all'obesità? Cioè anche persone magrissime possono avere la sindrome della apnea notturna? Persone magrissime che però hanno un mento piccolo, per cui hanno
un morso invertito e cioè, quando si mettono a letto, anche se sono magrissimi, quando si mettono a letto, avendo il mento retroposto e piccolo, lo spazio dentro la bocca non consente alla lingua di poter avere molto, molto modo di essere a suo agio. Quindi la lingua tende a cadere all'indietro, perché sei coricato, magari sei anche molto stanco, quindi anche il tono muscolare è veramente abolito. La lingua cade all'indietro, blocca l'ipofaringe e quindi il passaggio dell'aria è compromesso. E succede solo a chi dorme a pancia in su o non... No, quando il restringimento delle vie aeree è molto compromesso, tu puoi avere l'apnea anche se sei di fianco. Molte persone però ti dicono, io quando sono a pancia in su sto malissimo e non ci posso neanche stare. Infatti a volte le mogli danno il colpetto al marito, gira, che è russa, e lui si gira e quando si gira migliora la situazione sonora. Il russamento può essere il primo campanello per l'arrivo delle apnee, perché il russamento cos'è? È lo sbattimento delle mucose orali, delle vie aeree, che sotto, siccome sono molto vicine, perché sono gonfie, gonfie di grasso, gonfie di fumo, gonfie di alcol, cioè di robe che possono far del male alle mucose, se lo spazio è piccolissimo, quando passa l'aria, più è stretto il calibro, più l'aria scorre velocemente, più scorre velocemente, più fa vibrare l'aria. Per cui la nostra bocca, la nostra gola è fatta apposta per amplificare la nostra voce, i nostri rumori. Quindi il russamento non è l'apnea, però il russamento è una specie di sentinella che ti dice: ehi, oggi russi, ma se domani metti ancora un chiletto, se domani hai mangiato un po' di più, se hai bevuto un pochino di più, se hai fumato qualche sigaretta di più, se sei un pochino più stanco, se il cuscino non è perfetto, rischi che un russamento si trasforma in un blocco del respiro. E questa è l'apnea. Apnea e poi c'è anche ipopnea, qual è la differenza? L'ipopnea è una interruzione parziale del respiro, mentre l'apnea è una interruzione completa del respiro, cioè tu in quel momento lì non sta passando neanche un filo d'aria. E quindi c'è bisogno di una polisonografia, anche quella da mandare a casa. Un'apnea o un'ipopnea deve durare almeno 10 secondi, ma di genere dura dai 20 ai 30 secondi, e noi dobbiamo contare le apnee per ogni notte. Quindi se ne hai meno di 5 all'ora non è una sindrome, se ne hai dai 5 a 14 è una forma lieve, da 15 a 30 è una forma moderata e sopra 30 è una forma grave. Ecco, qui abbiamo anche questa quindi lì figura. Si vede che è il manichino che sta dormendo e si vede che la lingua c'è, cade un po' all'indietro, però consente all'aria di passare, però vede che nel box si vede che il palato molle sta toccando la parte superiore della lingua e quindi vibra, si toccano e fa rumore. E infatti non è bello, la curva non è bella, morbida, è piena di artefatti di questi zigzag che sono il russamento. Invece in quello successivo dovremmo vedere che a un certo punto il russamento non c'è più aria, non passa più aria, perché la lingua è caduta così in basso e il palato molle si è incollato sulla parte superiore della lingua e quindi l'aria non passa. E qui bisogna stare attenti, perché alcuni otorini bravissimi possono dare delle soluzioni, ma a volte dicono: beh, tu fatti l'intervento al naso perché c'hai i turbinati oppure c'hai la deviazione del setto. Sì. Ecco, questa foto dimostra che a volte non risolvi i problemi, perché tu anche se aggiusti il naso, ma la lingua è appiccicata all'ipofaringe, tu non hai risolto i problemi. Quindi ogni persona che va curata cercando di personalizzare. Magari invece c'è quello che dice: la lingua va bene, è a posto, c'è una lingua piccola, non è la colpa non è la lingua, il problema è il naso. Allora lì può avere un senso fare una bonifica di un turbinato che sta bloccando
oppure non so, se c'hai due tonsille grosse così, può avere un senso rimuovere le tonsille, perché sennò l'aria rischia di non passare. Però alcune persone che dicono, sai, io sono andato, mi sono fatto operare al naso, ma le mie apnee non sono sparite, e vuol dire che c'è stata una sottovalutazione della dinamica complessiva del fenomeno. Ecco, in questo caso quindi la cura qual è? La cura è, se è una forma moderata e soprattutto se è posizionale, cioè se tu ce l'hai quasi esclusivamente a pancia in su, puoi mettere un propulsore mandibolare che ti spinge in avanti la mandibola di notte e la mattina te lo togli. Quindi è una specie di bite. È una specie di bite, però mentre il bite è fisso, perché evita che le arcate si tocchino, qui invece fa in maniera che l'arcata inferiore vada più in avanti rispetto a quella superiore. Andando più avanti, spingi in avanti la lingua e fa guadagnare un centimetro di spazio dietro la lingua. Quindi tu, a quel punto lì, puoi dormire in tutte le posizioni e l'aria riesce a passare. Se invece è una forma severa, bisogna mettere il ventilatore con la CPAP. CPAP, ecco, abbiamo anche le foto che praticamente fanno entrare l'ossigeno, giusto? No, l'ossigeno, l'aria. L'aria, prendono sì. L'aria della stanza, sì. E l'aria della stanza è un compressore che prende l'aria della stanza, la comprime ad alta pressione, la fa entrare dopo essere passato da un umidificatore, perché bisogna che l'aria arrivi al naso bella morbida, perché sennò poi dopo un'ora il paziente se la toglie perché ha fastidio di avere la bocca secca e il naso pieno di croste. Per cui l'aria viene passata nell'umidificatore, arriva attraverso questa proboscide di plastica trasparente e viene sparata dentro il naso o la bocca, in maniera da tenere queste vie aeree, per tenerle aperte. Ma sono diversi questi due che si vedono nelle foto? Ma sono le maschere sono diverse, perché una è solo nasale, l'altra è più oronasale, okay. E anche il ventilatore è diverso, perché questo è più semplice, questa è una CPAP, quella può diventare anche una BPAP, perché quando la pressione è molto alta, necessaria per aprire le vie aeree, io non posso tenere una pressione troppo alta per tutta la notte. Il paziente dopo un po' si sente quasi oppresso. Allora la BPAP diventa la pressione inspiratoria più forte rispetto a quella espiratoria. È come se accompagnasse il gioco naturale dell'inspirazione e dell'espirazione e rendere più confortevole l'uso di questo macchinario durante la notte. Ecco, qui avevamo anche una tabella con l'elenco appena prima di queste foto, sì, delle patologie, penso che siano quelle che vanno di pari, cioè manifestano, sì, anche questo sintomo della apnea. Questo, diciamo, queste sono le malattie croniche, alcune sono acute, ma soprattutto le malattie croniche più diffuse e più pericolose. Quando c'è il paziente che va dal dottore, il dottore gli dice: guarda, io non riesco a bloccare mettere a posto la tua pressione, ipertensione sistemica farmacoresistente, non so, ci sono pazienti che prendono 3-4 pastiglie perché la pressione non va mai a posto. Ecco, queste sono le persone a cui bisogna chiedere: ma tu russi di notte? Dici, ma cosa c'entra? Perché la pressione farmacoresistente alta è spesso mantenuta dal fatto che di notte non respiriamo bene. Se c'hai un diabete mellito di tipo 2, quelli degli obesi, è quasi nell'86% dei casi c'hai anche le apnee nel sonno. E se migliori l'apnea, migliori anche il diabete. Se ti viene l'ictus, hai una probabilità su due che ci avevi le apnee. Quindi se tu ti fossi curato le apnee, forse non ti veniva l'ictus. Quindi molte delle malattie che noi gestiamo e che ci danno anche problemi, la fibrillazione atriale, la malattia coronarica, quindi l'infarto, lo scompenso cardiaco, ecco, se andrebbe sempre chiesto al paziente: ma tu russi di notte? Perché se riesci a capire questo nesso, anche se sembrano due cose molto lontane fra di loro, forse possiamo veramente aiutare il paziente a guarire prima o a ridurre il rischio di complicazioni importanti. E gli autisti professionali
hanno fino al 30% di questa dell'OSAS. Quindi, come mai? Non capisco il collegamento. L'ha detto lei prima, l'obesità, la vita sedentaria, questi poveri... Cioè, sono uomini che passano tantissime ore fermi su un camion o su un taxi o su un mezzo di trasporto, un autobus. E sai, hanno anche fame, a un certo punto dicono, si telefonano fra di loro e dice qual è il posto migliore dove fermarsi. E giustamente sono, quindi mangiano un po' tanto, non hanno il tempo per dedicare all'attività sportiva, per passare un po', quindi è più facile che abbiano una vita sedentaria e di aumento di peso. Ecco, abbiamo anche una foto di quello che spiegava prima il propulsore mandibolare e abbiamo parlato un po' di quelle che sono le terapie strumentali, quindi questi apparecchi ortodontici, la CPAP che abbiamo visto prima e ha accennato alla chirurgia che però deve essere ben valutata, selettiva, certo. E quindi si tratta di... A miei aiuti sono parole complicatissime. Adenotonsillectomia, che riguarda... Sì, abbiamo detto prima che ci può essere chi ha le tonsille molto, molto grosse. Quest'altro è un aggiustamento del palato, ma questo in casi molto, molto, molto selezionati. L'UPP non si fa quasi più. In alcuni casi, invece, soprattutto per chi ha delle malformazioni di tipo... ortopedico, maxillofacciale, per esempio, certe persone che hanno la bocca talmente piccola che ho un'ipoplasia delle strutture, allora lì puoi ricostruire e aumentare il volume, perché aumentando gli spazi dentro tu stai anche offrendo una maggiore possibilità alla lingua di muoversi dentro la bocca. Poi in casi, abbiamo detto, il dimagrimento, che forse è la cosa migliore. Certo, chi è magro... Non solo per il sonno. Non solo per il sonno, brava. Sì. E adesso stiamo provando dei farmaci per le forme lievi, moderate. Che tipo di farmaci? Sempre per tenere il sistema, perché è vero che è una questione di meccanica delle vie aeree superiori, però abbiamo visto che anche... Ci sono delle persone che hanno una maggiore predisposizione a fare le apnee perché hanno una ipersensibilità cerebrale durante il sonno, quindi a rendere il cervello un po' più tranquillo per non avere eccessive oscillazioni. Poi abbiamo anche un altro aspetto affascinante, dalla diapositiva precedente dove c'è l'anziano, che è una storia che abbiamo avuto recentemente, sì. A dimostrazione che il cervello conta molto. E non è solo un fatto meccanico. Okay? Abbiamo avuto recentemente un signore che aveva l'apnea, che usava la CPAP. Noi abbiamo la possibilità con la scheda elettronica di verificare se il paziente usa in modo regolare ed efficace il ventilatore. È tornato, la figlia è tornata, ha portato la scheda del papà e dice, ma dice, guarda, qui c'è la scheda. Bene, abbiamo guardato la scheda, ha ripreso a fare l'apnea. Allora abbiamo detto, signora, ma suo papà ha cambiato dieta, è aumentato di peso, ha cambiato dei farmaci, ha cambiato le lenzuola, ha cambiato la lavatrice. No, dice, non ha cambiato niente. Poi si ferma la figlia e fa, no, una cosa è cambiata, la badante. Non si trova più bene con la nuova badante. Stava molto bene con la badante di prima, quella è tornata al suo paese e ha deciso di non lavorare più con noi. Abbiamo preso un'altra persona, ma mio papà non va d'accordo con la badante. Non va d'accordo con la badante e fa più apnea. La dimensione, diciamo così, spirituale, psicologica, può avere un effetto non banale anche su una cosa che sembrava squisitamente e esclusivamente legata a motivi di tipo fisico. Certo. Quindi è veramente affascinante. Gli esseri umani portano nel sonno anche un po' delle loro grane, delle loro paturnie. Certo, penso che tutti personalmente abbiano sperimentato una preoccupazione, un problema, una giornata particolarmente difficile. Difficile. La si porta anche nel sonno. Però anche su versanti che sembravano che avessero... Fisici. Cioè uno può capire, dice, guarda, sono stato insonne. Cioè non ho chiuso occhio oppure mi sono svegliato tante volte o sono dovuto andare in cucina a mangiarmi uno yogurt. Questa è un'altra cosa, c'è proprio un meccanismo di tipo
parafisiologico, quello del respiro di notte, che viene influenzato anche dallo stato d'animo. Professor Parrino, abbiamo gli ultimi 5 minuti, è veramente molto interessante quello che ci racconta e poi tra l'altro l'abbiamo detto, no? È sempre più diffuso questo tipo di problema, però dobbiamo concludere. Qui ho una nota anche sulla consulenza con un centro dismetabolico. Infatti questa è stata una bella soddisfazione, perché era un signore, un giovane adulto che aveva però un BMI di 36, cioè che significa pesava più di 100 kg. E gli abbiamo detto, tu te la senti di fare un po' la dieta? Fa, io? Perché gli ho detto, guarda quante apnee c'hai. Qui anche uno spettatore non esperto di medicina del sonno può vedere che quanti colori ci sono in alto, e ogni colore, ogni box colorato è un'apnea. Quindi questo qui faceva un sacco di apnee. Gli abbiamo detto, te la senti di fare un... ti mandiamo dal nutrizionista, fai una dieta? Fa, certo che ci voglio provare. Dopo 6 mesi è tornato, aveva perso 20 kg, è stato bravissimo, il BMI è andato a 28 e vedete che le apnee sono sparite completamente. Quindi in molti casi basterebbe avere un po' di disciplina alimentare per non aver bisogno di mettere una CPAP o un ventilatore, insomma. Ecco, molto interessante. Direi che in conclusione di questa puntata possiamo dire che abbiamo capito che i disturbi del sonno si curano, cioè c'è un rimedio a tutto, e che però non va sottovalutata la loro importanza, anche perché hanno un valore preventivo le terapie che si possono fare per disturbi che non sono solo disturbi del sonno, ma possono portarsi dietro, come diceva lei, problematiche come se molto serie, parlava dell'ictus per esempio, no? Certo, infarti, no, ma io non voglio creare nessuna atmosfera di preoccupazione o di allarmismo. Il sonno deve essere amato, lo dico sempre, deve essere amato perché è di per sé una cosa bellissima. Cioè dormite, godetevi il vostro sonno, perché quando dormite bene siete felici, sia mentre dormite sia la mattina quando vi alzate. Ecco, però il sonno può diventare anche uno strumento, se viene maltrattato questo povero sonno, può diventare uno strumento per i medici e per gli infermieri e per i professionisti della sanità, per dire attenzione, non prendere sotto gamba questo problema, perché può diventare un po' l'inizio di una storia più brutta. Ecco, quindi quando sei ancora in tempo, e non ti preoccupare, ci sono i centri del sonno che siamo lì per aiutare le persone a capire meglio i loro disturbi e per aiutarli a guarire, per tornare a un sonno che sia un sonno ristoratore, naturale, fisiologico. Sperando senza medicine, in casi estremi dobbiamo anche usare qualche volta le medicine, possibilmente per non per tutta la vita. Benissimo, tra l'altro l'altra volta lei diceva anche una cosa che secondo me è importante, coltivare bene anche quello che si fa durante il giorno, se si riposa male di notte, chiedersi quello che si è fatto durante il giorno e certo, portare l'attenzione anche lì, nel senso che certo, bisogna avere buon umore, a volte questo arriva proprio da noi, non tanto da quello che ci succede, no? Certo. E non prendere troppo la vita troppo sul serio. Quando abbiamo qualche problema, la prima cosa che consiglio di fare è di guardare in cielo, perché il cielo ci aiuta a capire che c'è un universo immenso, con miliardi di stelle, con miliardi di altri pianeti e satelliti, e che quindi noi siamo un piccolo, piccolissimo atomo nell'universo, che i nostri problemi a volte li facciamo diventare grandi, 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 ma sono in realtà piccoli, piccoli, piccoli. Leggetevi Lucrezio nella natura delle cose, il De Rerum Natura, che era un grande romano, un latino, che aveva a cuore il fatto di sapere ridimensionare un po' le cose. È un grande saggio. È un grande classico di saggezza. Sì. Io direi leggetevi anche i libri del professor Parrino, l'altra volta li avevamo qui in studio con noi, li avremo ancora la settimana prossima, però sono molto affascinanti perché spiegano tutte queste cose con anche dei riferimenti all'arte che insomma lei l'altra volta ci ha raccontato e lo farà ancora, no? È un supporto importante e la maggior parte delle cose che stiamo scoprendo adesso gli artisti più geniali le hanno intuite con grande anticipo. Ed è un piacere poterlo rigustare come se fossero qui vicino con noi
e qui ci fosse Leonardo da Vinci, Michelangelo, Newton, Dostoevsky, insomma siamo in buona compagnia. Benissimo. Brevemente di cosa parleremo nella prossima puntata? Qualcosina, l'epilessia notturna sicuramente, l'abbiamo già detto. Sì, il sonnambulismo, l'epilessia notturna, magari facciamo vedere anche qualche video. E se l'altra cosa importante, la gente spesso chiede, ma io prendo la melatonina, ma a cosa serve questa melatonina? Io sono un gufo, sono un'allodola, se ci potete dare qualche ritmo circadiano, magari hanno piacere di approfondire questo aspetto. Sì, anche parleremo quindi anche del ritmo circadiano, che non va sottovalutato, bisogna conoscersi e rispettare quelli che sono i propri tempi, non bisogna volersi snaturare. Se una persona è un'allodola, si deve svegliare presto, non può andare a letto sempre alle 3 di notte, perché non può, è contro natura, ecco. E Leonardo da Vinci diceva: la natura non rompe le sue leggi. Grazie professor Parrino. Grazie a lei. E grazie a voi telespettatori. Ci rivediamo presto. Buona serata.